Giovanni Treu, la cooperativa Cramars assieme al Friuli Future Forum, una due giorni di workshop e incontri sulla montagna del Friuli Venezia Giulia, con quali prospettive? Beh, volevamo un attimo capire quello che di bello succede in giro per il mondo delle terre alte, per poi portare i rappresentanti di questo mondo delle terre alte qua a Tolmezzo e rifletterci sopra. Abbiamo assistito a questo workshop, sono uscite molte cose interessanti, quali le più attuabili? Beh, innanzitutto una pressante richiesta da parte dei partecipanti, quella di istituire un osservatorio sulle politiche e sull'andamento dell'economia delle aree montane del Friuli Venezia Giulia. E poi sul profilo pratico, diciamo, su quello imprenditoriale? Beh, c'è stata fatta una presentazione di altre realtà di innovazione, di eccellenza, di creazione di impresa che dovremmo in qualche modo sicuramente copiare e adattare all'Alto Friuli. Ecco, i settori su tutti, agroalimentare, la riscoperta dell'agricoltura e la green economy. Sì, questi sono i settori che altri hanno trovato successo, però secondo me non compete a noi decidere quali sono i settori, ma compete a quella governance, come dicevamo prima, politica che forse manca in questo momento al Friuli Venezia Giulia per le terre alte. Raffaele Trapasso, per far rinascere la montagna serve anche un nuovo modello di governance del territorio. Qual è quello che è più adattabile? Ma non esiste un modello unico per la governance, i territori devono trovare la loro formula e una cosa importante che sta succedendo adesso nei paesi OCSE è la partecipazione dei cittadini e una geometria variabile dei territori, nel senso che le istituzioni devono essere aperte allo scrutinio dei cittadini ma anche alla loro attiva, no, ai consigli, alla partecipazione, alla responsabilità dei cittadini nelle decisioni pubbliche, perché partecipazione è anche responsabilità. E poi c'è questa parte importante della geometria variabile, perché identificarsi con un territorio è importante, però a volte si rischia di cadere nel localismo o di appiccicarsi un'etichetta che è restrittiva. Quindi c'è questo discorso delle aree rurali che iniziano a parlare con le città, e secondo me questa cosa si potrebbe anche trasferire sulle aree montane, che potrebbero iniziare a parlare e a cooperare con un territorio più complesso, più ampio, che includa anche delle zone di pianura, magari urbane. Per arrivare a queste decisioni servono anche delle informazioni, però ce n'è anche troppe, quindi occorre filtrarle a dovere. Sì, e questa è un'altra parte importante del discorso, perché soprattutto in Italia, soprattutto in Europa, noi lo vediamo dall'OCSE, i paesi europei producono un ammontare di informazioni spaziali, territoriali, molto elaborato, molto sofisticato. Adesso bisogna fornire però da tutte queste informazioni, da tutti questi dati, della conoscenza, cioè bisogna far sì che tutti questi dati e informazioni vengano digerite e trasformati in conoscenza per i decisori pubblici, ma anche per i cittadini, in modo che sia facile per un cittadino andare a vedere come sta il mio territorio, qual è il mio well-being, cioè il benessere di un territorio. All'OCSE abbiamo fatto uno sforzo molto, molto importante per pubblicare dei dati a livello regionale in cui i cittadini dell'OCSE possano andare a vedere a che livello di benessere sono le loro regioni, le loro città. Allora, una volta che c'è questo tipo di conoscenza sarà più facile, sempre con un discorso partecipativo di responsabilità, prendere le decisioni informate che possano aiutare lo sviluppo dei territori a livello anche nazionale. In una battuta, lei ha potuto assistere oggi a tante posizioni della montagna del Friuli Venezia Giulia, come la definisce, come la inquadra rispetto a tutte le altre della nazione italiana? Io non conosco tutte le zone montane dell'Italia, questo è stato detto che l'arco alpino è molto urbanizzato, io ho visto il Sud America dove ci sono le grandi città di milioni di abitanti nelle montagne delle Ande, quindi ci sono delle complessità strutturali enormi all'interno dell'OCSE per quanto riguarda le zone montane. Io quello che vorrei segnalare però è che questa qua è una zona fortunata sotto molti punti di vista, perché ha un'identità chiara,
delle istituzioni storicamente sedimentate nel territorio. Adesso è un momento in cui la crisi inizia un po' a stancare le istituzioni, bisogna ripartire un po', bisogna reinventarsi un po' i territori, eccetera, eccetera. Però quello che mi pare di capire qui è che anche l'organizzazione di questo evento e la qualità degli interventi che ci sono stati dimostra che questo qua è un territorio sano, che ha un'identità forte e che può utilizzare questa identità per inventarsi delle nuove funzioni e delle nuove potenzialità di sviluppo, opportunità di sviluppo.